Storie italiane. Alice nel paese delle meraviglie. Un pomeriggio soleggiato, la piccola Alice e sua sorella decisero di andare al parco. Mentre sua sorella stava seduta a leggere un libro, Alice era stufa di aspettarla. Ha promesso di giocare con me. Ma chiaramente un libro senza immagini è più interessante per le persone adulte. Bah, non capirò mai le persone adulte. Significa che non capirò mai nemmeno me stessa da grande? Oh Numi, sarò in ritardo. Un coniglio parlante? Un orologio da taschino? È curioso. Devo seguirlo. E senza nemmeno pensare a come uscire dalla tana del coniglio, ci si infilò. All'improvviso non era più una tana di coniglio. Alice si ritrovò a cadere in un profondo, strano pozzo. Ci vuole così tanto tempo! O questo pozzo è troppo profondo, o sto cadendo troppo lentamente. Devo essere arrivata da qualche parte vicino al centro della Terra ormai. Ah! Un mucchio d'erba! Che pensiero carino! Cos'è questo posto? Ora si trovava in una lunga sala. C'erano minuscole porte chiuse a chiave dappertutto. Questo posto è molto strano. E dov'è finito il coniglio bianco? Come posso uscire da qui? Cosa succede se io mai uscirò da qui? Spaventata, andò avanti e vide un tavolo di vetro a tre gambe. C'era una piccola chiave d'oro in alto. Senza perdere un minuto, Alice aprì la piccola porta con l'aiuto della minuscola chiave. Si inginocchiò per vedere cosa ci fosse dall'altra parte. E oh, che bellezza da vedere! Wow! Questo giardino è il più bello che abbia mai visto! Oh, vorrei poter rotolare attraverso questa piccola porta! Ma non poteva. Delusa, tornò indietro verso il tavolo. Lì vide una bottiglia. Oh! Non avevo visto questa bottiglia prima. Cosa ci devo fare? E così la bevve. E mentre beveva, cominciò a rimpicciolirsi. Era una sensazione curiosa per Alice. Era come un telescopio che si chiude. Devo stare zitta come un telescopio. Ora posso facilmente riuscire ad attraversare quella porta. Ma presto realizzò... No! La chiave! Perché sono venuta in questo posto? Proprio in quel momento, Alice notò una piccola scatola di vetro che giaceva sotto il tavolo. Cosa? Cos'è quella? E oh, cosa aveva fatto la torta? Alice aveva iniziato a diventare molto grande. Grande e grande! Era così alta ora che non riusciva nemmeno a vedere i suoi piedi. Ben presto la sua testa colpì il tetto. Ora Alice poteva prendere la chiave, ma era troppo grande per passare attraverso la porticina. Si sedette e cominciò a piangere, e piangere, e piangere. Le sue lacrime avevano iniziato a inondare il pavimento, quando improvvisamente... Oh, la duchessa si arrabbierà se la tengo in attesa. Oh, signor coniglio, potresti per favore... Che maleducato! Che serve un coniglio parlante per la duchessa se non riesce nemmeno a notare una ragazza molto grande seduta proprio qui? Oh, fa così caldo qui.
Mi chiedo che cosa faranno i miei piedi, ora che non riesco a vederli. Spero che impareranno a mantenersi puliti senza il mio aiuto. Oh no! Alice stava indossando il piccolo guanto bianco. Come si è adattata alla mia mano? Oh, come sono diventata così piccola? È il ventaglio! Oh, mi ha rimpicciolita! Sono così piccola ora! Era vicino! Ah! Oh! Acqua salata? Ah! Sono in qualche modo caduta in mare? Non ci volle molto perché Alice realizzasse. Erano davvero le sue lacrime. All'improvviso, una grande ondata fece uscire Alice dalla porta. Spero di asciugarmi presto. Non voglio proprio prendere un raffreddore. Che cosa stai facendo qui? Vai a casa e prendimi un paio di guanti e un ventaglio. Casa? Che casa? Casa mia! Laggiù! Ora vai! Alice era così confusa e spaventata. Iniziò a camminare verso la casa del coniglio senza fare altre domande. Deve avermi scambiato per la sua cameriera, pensò lei. Entrò in una piccola stanza ordinata. Vi erano un tavolo, il ventaglio, un paio di guanti e una bottiglietta. So che qualcosa di interessante succederà ogni volta che mangerò o berrò. Fammi vedere che cosa fa questa bottiglia. Mi sto annoiando di essere così piccola. Ah! Oh! La sua testa toccò il soffitto. Oh! Sono bloccata! Proprio allora arrivò il coniglio. Ah! La mia mano! Alice era così a disagio. Voleva allungare la mano, ma... C'è una mano che esce dalla finestra di casa mia! Oh, è un gigante! Gigante in casa mia! Aiuto! Aiuto! Gli animali si raccolsero rapidamente. Al più piccolo, Bill la lucertola, fu chiesto di entrare nella casa attraverso il camino. Alice era riuscita a inserire il piede nel camino e... Al coniglio venne un'idea. Non la più intelligente, devo dire. Oh! Oh! Un dolce! Potrebbe aiutarmi a rimpicciolire di nuovo. E quello successe. Non appena fu abbastanza piccola, Alice corse fuori di casa, lontano da tutti gli animali, nella foresta. Au! La prima cosa che devo fare è tornare alle mie dimensioni normali. Oh, posso aiutare? Do che la tua taglia sia qualcosa di cui essere imbarazzato. Guarda, Bee. Oh, ovviamente. Non è quello che intendevo. Sei bellissimo. Certo che lo sono. Un lato ti farà diventare più alta. E l'altro lato ti farà diventare più piccola. Un lato di cosa? Del fungo, ovviamente. Ora, la vera domanda era capire i lati di una cosa rotonda come un fungo. Alice, alla fine, staccò i pezzi da entrambi i lati. Mordicchiò un po' dalla mano destra, e il suo collo divenne sempre più lungo. Si allungò quasi come un fagiolo magico. Subito ingoiò un boccone dalla punta della mano sinistra e ora era più piccola di prima. Stanca, continuava a mordicchiare i pezzi di fungo prendendo un morso di ciascuno. Diventava a volte più alta e talvolta più bassa, finché alla fine riuscì a riportarsi alla sua solita altezza. Metà del mio piano è compiuto. Che giornata difficile.
dovrei tenere questi pezzi di fungo con me. Potrei averne di nuovo bisogno. Devo ringraziare quel bruco, ma poi era così strano. Non so cosa lo farebbe felice. Oh, chi non è strano qui, cara? Oh, ciao. Devo chiedertelo. Tu sorridi così tutto il tempo? Beh, sì, certo. Sono un gatto del Chelsea. Non capisco cosa ci sia di così ovvio. Dimmi, hai incontrato il cappellaio matto e la lepre marzolina? Il cappellaio matto e la lepre marzolina? No, non l'ho fatto. Oh, ma devi? Sono entrambi pazzi. Proprio come me e te. Ehi, io non sono pazza. Lo sei anche tu. Dicendo ciò, il gatto sparì. Rimase solo il suo sorriso. Alice lo trovò piuttosto strano, ma continuò a camminare, incuriosita dal paese delle meraviglie in cui era finita. Mentre camminava, incontrò la lepre marzolina e il cappellaio matto. Stavano prendendo il tè seduti a un tavolo sotto un albero. C'era anche un ghiro tra di loro, addormentato, e gli altri due appoggiavano su di lui i loro gomiti. Sembra molto scomodo, ma forse al ghiro non importa perché è profondamente addormentato. Non c'è spazio, non c'è spazio. Ma è un grande tavolo, c'è molto spazio. Devi accorciare i capelli. Sei così scortese. Dimmi, perché un corvo è come una scrivania? Io non lo so. Per questo ti ho detto di non sederti qui. Solo perché non riesco a risolvere il tuo puzzle? Bene, mi sposterò. Ma prima, dimmi la risposta. Non lo so, non ne ho la minima idea. Nemmeno io lo so. Questa è la festa del tè più stupida che io abbia mai visto. Camminando avanti, Alice trovò un'altra porta su un albero. Curiosa come sempre, entrò. Ancora una volta si ritrovò nella sala lunga. Aveva piccole porte chiuse a chiave e un piccolo tavolo di vetro. Questa volta andrà molto meglio. Cominciò prendendo la piccola chiave d'oro e aprì una porta. Di nuovo c'era un bellissimo giardino. Poi tolse i funghi dalle tasche e li mangiò finché non fu alta circa un metro. Passò dalla piccola porta. C'erano tutti i tipi di fiori bellissimi e cespugli. In un punto c'erano giardinieri che sembravano carte da gioco. La cosa più sorprendente è che stavano dipingendo le rose bianche di rosso. Mi diresti, per favore, perché stai dipingendo queste rose? Oh, la regina ci ha ordinato di piantare rose rosse, ma per errore abbiamo piantato quelle bianche. Se la regina lo scoprisse, verremmo tutti decapitati. Shh, la regina è qui! Chi è questa? Mi chiamo Alice, vostra maestà. E chi sono questi? Come potrei saperlo? Solo allora la regina diventò rossa di rabbia. Via con la testa! Oh, ma lei è solo una bambina. Ti perdono. Il processo è iniziato. Quale processo? Qualcuno ha rubato una crostata dalla cucina della regina. Sospettiamo che fosse il Jack di cuori. La giuria del processo includeva alcuni uccelli e altri animali. Stavano scrivendo tutti in fretta sulle liste. Leggi l'accusa. La regina di cuori ha fatto delle crostate, tutto in un giorno d'estate. Il Jack di cuori ha rubato quelle crostate e via le ha portate. Molto bene, chiama il primo testimone. Il primo testimone era il cappellaio.
entrò con una tazza da tè in mano e un pezzo di pane e burro nell'altra. Era così nervoso che riuscì solo a balbettare: «Sei un oratore molto scarso. Puoi andare. Chiama il prossimo testimone.» Il prossimo testimone era Alice stessa, ma qualcosa era diverso. Si alzò in piedi, ignara di essere diventata molto più grande. Fece rovesciare tutti gli animali. La regina era furiosa. «Via con la testa!» Ormai Alice ne aveva abbastanza. «Oh, a chi importa di te? Lo dici sempre. Sei solo un mazzo di carte!» A questa affermazione, le carte si levarono in aria. Si lanciarono su Alice. Lei urlò, metà dallo spavento e metà dalla rabbia. Provò a batterli e così via. «Ah! Ah! Scappa! Ah! Foglie? Dove sono le carte? E la regina? Oh! Era un sogno! Oh! Che splendido sogno! Devo andare a dirla a mia sorella!» «Oh, che sogno! C'era una grande tana di coniglio o era...»